Quanti siamo adesso? 120. Oh, siamo in aumento. Perfetto. Il significato è che le persone che si trovano in una situazione di disagio, di bisogno, non possono essere dimenticate nei giorni di festa. E soprattutto bisogna ricordare che oltre dare cibo bisogna dare alle persone anche una casa in cui sia possibile ricostruire quelle relazioni che per diversi motivi nel corso della vita sono venuti a mancare. Oggi siamo intorno alle 200 persone, tra gli ospiti del centro diurno, che come abbiamo detto sono senza dimora e persone in situazioni di fragilità, ma anche famiglie che in questo momento hanno bisogno di un sostegno. Tu sei Valentino, con la faccia lì? Con quella faccia lì? Lì sei bianco nero o meno? Ecco, mi piaceva passare da qui, come già ho fatto a Pasqua e in altre occasioni, perché certamente questo è un luogo di ricarica. E chi lo frequenta sa che c'è un cibo che è concreto, materiale, e c'è un cibo spirituale fatto di tutta quella buona volontà che si percepisce, di quella fraternità e di quell'amicizia che fa tanto bene alle comunità, soprattutto alla comunità di Milano. Beh, venire e tornare all'Opera Cardinale Ferrari significa confermare il riconoscimento dell'importanza, del valore della comunità, del volontariato e di chi ogni giorno, anche nei giorni di festa, lavora perché ci sia la possibilità per tutti di superare quella solitudine di cui ogni tanto abbiamo così espressione ed evidenza. E poi c'è un'amicizia che si consolida nel tempo, un rispetto reciproco. È una giornata che abbiamo dedicato per raccontare la Milano che lavora, la Milano del volontariato e la Milano della socialità, e credo che questo sia un luogo dal quale non si può prescindere. Grazie.